siamo tornati in studio, siamo sempre qui ad Angoli. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta, angoli@espansionetv.it, per rimanere sempre in contatto con la nostra redazione. E questa volta abbiamo un momento dedicato a una band, che insomma è qui per raccontarsi, ma soprattutto per farsi ascoltare. E allora andiamo subito ad incontrarli. Oggi qui nel nostro studio c'è la On the River. Ciao. Allora, uno per uno, partiamo da Oscar Angiuli. Ciao. Ci siamo già visti un po' di tempo fa, poi brevemente lo ricorderemo, ed insieme a lui questa sera Luca. Esatto. E Andrea, che esatto. Ringrazio per essere qui tutti insieme, perché soprattutto ci farete ascoltare live la vostra musica. Volentieri. Allora, innanzitutto, come nasce la vostra band? Dove vi siete incontrati, come vi siete conosciuti e come avete condiviso la vostra passione? Allora, noi ci conosciamo, siamo amici da tanti anni e tutti e tre abbiamo la passione della musica e anche la professione. E quindi è nato questo trio proprio per divertimento. In realtà poi c'è tutto un lavoro professionale dietro, però ecco, l'abbiamo creato proprio senza fare dei progetti, senza avere delle aspettative, proprio per la nostra passione, il divertimento, per portare un po' di musica a livello locale. Ecco, ecco, allora Luca, sì. Anche da te, da dove nasce il mood musicale che insomma vi accomuna? Ma arriviamo tutti e tre da mondi diversi, quindi per esempio Andrea arriva un po' dal funky, acid jazz, Oscar più dal pop, io arrivo più dalla parte, sono la parte rockettara del gruppo, anche se siamo in versione acustica. Niente, però come diceva Oscar, ci conosciamo così tanto tempo che abbiamo deciso a un certo punto di fare questo trio acustico. Prima in realtà eravamo un gruppo elettrico con un bassista, nostro carissimo amico, che si è trasferito, quindi a un certo punto abbiamo deciso di continuare. Lo salutiamo, Roberto. Ciao Robby. Sì, esatto. E abbiamo deciso di continuare in tre in questa versione acustica, e devo dire che funziona molto bene. Ecco, allora, inevitabile una domanda subito. Ovviamente. Anche per te. Certo. Andrea, di fatto qual è la musica che voi vorreste portare in giro? Nasce di giorno in giorno o avete un progetto preciso? Ma fondamentalmente è la musica che ci piace, che comunque ci accomunano, quindi spaziamo anche molto tra i vari generi, tra vari artisti. Seguiamo più che altro la passione per un genere internazionale o italiano che sia. Pezzi anche che ci loro. Piacciono, esatto. Loro suoniamo le cose che ci piacciono. Ecco, quindi suonate le cose che vi piacciono, sì. Oscar, e poi questa domanda è proprio tua. Sì. Sia cover o anche pezzi vostri? Solo cover. Solo cover. Per ora solo cover. Poi magari non so, domani, visto che comunque c'è anche... Tu un po' ci sai fare, perché ricordiamolo, se no insomma sicuramente tutti ti conoscono, ma tutti conoscono benissimo il pezzo per il quale tu sei coautore, lo ricordiamo brevemente, tu hai partecipato alla scrittura del brano di Elodie all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Sì, tutta colpa mia, esatto. Quindi insomma ci sai fare, quindi qui tutti e tre insieme, visto che ci sapete fare molto bene... E io vi ho invitato per questo, magari facciamo subito ascoltare sì, qualche cosa. Volentieri, dai, facciamo un brano, vabbè, un famosissimo, Purple Rain di Prince, insomma, nella nostra versione. La versione On the River. On the River, esatto. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Only want your time, see you learning. I only want to see you learning in the purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only want to see you in a buggy in the purple rain. I know when she calls you, we can love her.
want to miss you, the kind of friend. Baby could never steal from another. It's such a shame an old friend the shit at you the hand. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only want to see an burger in the purple rain. Allora ragazzi, qual è la vostra idea di musica? Perché fate musica? Perché ci piace, perché amiamo la musica, perché la musica è di tutti e si può fare in tutti i modi, non per forza ad alti livelli. Insomma, basta sentirsela, farla bene comunque, perché c'è anche gente che ascolta, se no. Sì, certo. E quindi è questo. Questo Ma c'è un progetto nel vostro futuro, o l'incontro e l'unione tra di voi è squisitamente musicale, la condivisione della musica? Oppure c'è qualche cosa di più nel vostro percorso? Allora, in realtà siamo, tutte e tre facciamo cose anche diverse, musicalmente parlando, e questo progetto è nato esclusivamente per divertimento insieme, diciamo. Poi, magari in futuro, stavamo pensando di scrivere qualche pezzo nostro, sempre in versione così, senza acustica, senza strumenti elettrici o, non so, sintetizzatori, cose del genere. Vediamo cosa succede. Sì, perché poi è nata per scherzo, ma alla fine sono già 5 anni che suoniamo in giro. Quindi non è poi pochissimo. Quindi chissà. Ecco, fra le tante cover, quindi tra i tanti stili musicali che sicuramente avete avvicinato, quali sono le influenze che di fatto vorreste portare forse in un progetto vostro? Credo l'insieme di tutto. L'insieme di... tutti c'è i brani un genere facciamo. Che insomma tu senti di più, per esempio, poi lo chiediamo anche a loro. Mm-hmm. Ma è questo, forse questa di Prince. Questa quindi di questo Rain. Genere è molto genere coinvolgente. Coinvolgente, molto sentito. Per è te invece qual è la dimensione che vorresti trasferire in un progetto tuo? Ma sì, qualcosa del genere, comunque sul pop, rock. Sempre appunto acustico, quindi qualche influenza country anche, prendendo spunto proprio dallo strumento, da questo tipo di strumenti, appunto anche il cajon per esempio richiama un po' sonorità, per esempio latine possono uscire fuori, quindi ci faremo ispirare anche dalle sonorità dei nostri strumenti, diciamo. Quindi. Ecco, Oscar, tu che invece sei un esperto, perché insomma la scrittura, la stesura dei brani già è nelle tue corde, l'abbiamo detto. Che cosa ti piacerebbe invece costruire per il tuo gruppo, per gli On The River? Allora, sicuramente un brano in italiano, perché il mio inglese è pessimo. No, vabbè. Scherzi a parte, sì, un brano che abbia il... anche se noi suoniamo cover, abbiamo comunque uno stile sonoro, quindi che abbia questo stile sonoro, quindi come diceva Luca e Andrea, in acustico. E il brano deve essere una bella canzone, che riporta un po' il nostro stile anche di arrangiamento, quindi comunque negli assoli, la parte proprio scarna, ecco, strumenti solo acustici. E il genere, sì, è questo, pop, rock,
con appunto magari alcune note country. Quindi insomma sì. Un bell'insieme di cose, sì, allora sì, sì. Io se siete d'accordo direi di fare così, perché siamo quasi in chiusura, certo, di questo appuntamento. Io vorrei lasciare ancora questi pochi minuti che restano alla vostra musica, quindi vi saluto, vi ringrazio, vi invito quindi a suonare ancora qualche cosa e con la vostra musica andiamo quindi a salutare anche i nostri ascoltatori. Vi ringrazio, gli On The River qui nello studio di Angoli, che ovviamente tornerà con voi con i prossimi appuntamenti. Grazie per essere stati con noi e vi saluto con la musica degli On The River. Grazie, grazie. Maybe. Down to wonder why this little black clothes keep on walking around with me, with me. West time and the rather behind, if you could walk me outside by the remote by to be free, holy free. So maybe tomorrow I find my way. Maybe tomorrow I find my way.